Con giovedì 14 dicembre ricominciamo qui al Liceo delle Scienze Umane Antonio Rosmini il ciclo di incontri Testimoni del Presente. Già l'anno passato era stata occasione per incontrare personalità di grande rilievo su tematiche differenti dall'economia, all'arte, alla letteratura, all'attualità. Quest'anno incominciamo appunto con giovedì 14 con un tema dedicato all'educazione, un tema evidentemente a noi molto caro alla tradizione rosminiana e molto caro al nostro liceo. Il fil rouge del nostro ciclo Testimoni del Presente è comunque quello di valorizzare il positivo. Siamo certamente in un momento di difficoltà oltre che economica in qualche modo, soprattutto valoriale e antropologica, allora ripartire mettendo l'educazione al centro ci pare di grande importanza, di grande interesse. Lo faremo col dottor Ballerini, psicanalista, giornalista, ma soprattutto scrittore. Un grande scrittore, ha vinto il premio Andersen 3 anni fa, il premio Bancarellino 2 anni fa, e il taglio che il nostro autore darà presentando un libro, che sarà anche il titolo dell'altro del nostro incontro, E adesso cosa faccio? Ripensare al rapporto tra genitori e figli. Il taglio, dicevamo, sarà particolare. Non sarà quello di dare regole o istruzioni per l'uso, ma sarà quello di riuscire a rilanciarci nella sfida di due libertà che si incontrano. Quella del ragazzo e quella dell'educatore. Quando questo equilibrio funziona, accade il più bel miracolo di questo mondo, per cui noi ci auguriamo di fare scattare la scintilla in questo nostro incontro. Lo stesso ciclo di incontri rientra in un progetto Media Life che come liceo e come Fondazione Dignitatis Persone abbiamo attivato grazie ad un contributo della Fondazione Comunitaria del VCO, che in questa occasione ha dedicato un bando espressamente ai giovani e che noi abbiamo interpretato nel rapporto tra i giovani e i social media, nella logica di andare a prenderli dove sono. Oggi loro vivono in questo mondo, per cui noi cercheremo di partire avendo una particolare attenzione a questa realtà. Per cui ringrazio ancora la Fondazione Comunitaria.